Siamo venuti a prendere Paolo e adesso, vedete, l'ho recuperato. Devo fare una cosa bella? Cosa succede? La scuola stanca, vero? Ecco, per il divertimento non si è mai stanchi, vero? È così. Ah, ok. Che un paio di voi sarebbero sbagliata, no? Ma che colore c'è stasera? Bellissimo, bellissimo. Tra poco c'è una cosa bella, bella da vedere. Porto Antico la sera, mi piace tantissimo perché è veramente bello. C'è tanta gente, è molto vivo. E poi ci sono spettacoli. Insomma, quando uno vuole fare qualcosa a Genova viene nel Porto Antico. Qua c'è una motivazione particolare. Vai. Questa festa è in occasione della posa della prima pietra della diga foranea, la nuova diga foranea, praticamente si può dire da oggi in avanti per un tot di anni. Bello. E verrà una diga fatta più in fuori rispetto alla diga, 300 metri circa al di fuori della diga presente, ovviamente quella vecchia verrà quasi tutta demolita, credo. Okay, quindi è una cosa molto importante. Bello. Scherzi, aspetta, davvero. Bello, non sapevo. Avremo la possibilità di far entrare navi enormi che gireranno nel largo, non più nello stretto. Yeah. Ma che bello, Luca! Che belli sono! Belli. Che bel tramonto! Ecco, li facciamo vedere da sotto. Chissà cosa sono. Sono partiti, hai visto? Sono partiti. Dove vanno? Vanno a fare i fuochi poi, allora. Quelli davanti sono i colleghi di papà. Ah sì, ci sono anche di là. Allora Paolo, tu cosa hai preso? Cioè, cosa ti ho preso? Pizza. Due di queste. Ok, tu? Pizza. Poco formaggio, poco. Tu cosa mangi? Cosa hai preso? Pizza. La pizza con? Con i wurstel. La pizza con i wurstel. Io anche pizza e focaccia. Stasera ceniamo. Dimmi, cosa volevi dire? Che sia a Napoli sia a Genova. Perché pizza e focaccia. È vero. Allora, visto la bella serata, tra l'altro mi sono anche tolta la giacca perché le temperature sono perfette. Che cosa abbiamo deciso di fare? Cosa facciamo stasera? Aperitivo? Anche tu? Con top di Napoli Udinese. Ah, c'è anche la partita. Allora sei contento, vero? Perché sì, tra poco ci sarà, posso dirlo? Sì? I fuochi, tra poco ci saranno i fuochi qua. Vediamo da qua, vedere. Sì. Che bella vista avremo tra poco. Sarà tutto bellissimo. Bellissimo. Per fare i fuochi, quali sono? Perché io vedo punto, delle luci, là. Ma... Allarga, ecco là. Quello là, quella cosa lì, nera là, con quella luce forte, quello lì è il pontone. Che sopra cui sono stati montati. Eccolo là, sì, perfetto. Dimmi un po' che partita stai guardando? Napoli Udinese, ok, lì l'abbiamo fatto vedere prima. Lui è stracontento, si è messo anche in posizione. No, simpatizzo una delle due. Di chi simpatizzi? Che sappiamo che non ti fini una nell'altra, ma chi simpatizzi delle due? Napoli, siamo gemellati noi. No, non più. Ah. Ma dimmi un po', Lu. Volevamo andare a vedere Genova Ascoli, ma non siamo riusciti a trovare i biglietti. Forse vedremo Genova Bari. Vediamo. Sarà caos, probabilmente. Ho paura che ci sia troppo caos. Vediamo. Perché... Dobbiamo pensare bene, eh. Adesso siamo 1-0 per l'Udinese. Per Udine. Ok, va bene. Aspettiamo, Comunque è veramente tanto che non facciamo un aperitivo così. Soprattutto a Genova, perché magari se siamo in vacanza ci mancherebbe altro, magari se... Credo che fosse addirittura per pandemia, sì, no? Secondo me sì. Ma Elena, dimmi un po', tu ti ricordi l'ultima volta che hai visto i fuochi d'artificio?
vero che non te lo ricordi? Ti ricordi che noi andavamo spesso a Recco a vedere? Ah, sì. No, la festa del per fuoco. Tornare a casa praticamente. La sagra del fuoco. La sagra del fuoco. A Recco loro sono anche un po' spaventati, Recco. Erano piccoli, erano molto piccoli. Anzi, Luca non c'era neanche. Luca non c'era. Quindi stiamo parlando di tanti anni fa. A Recco era addirittura nel fiume. Nel fiume. Quindi tu camminavi sulla strada e lì sotto è terribile. Quelli che colpi. Io non ho mai visto una cosa del genere. No, quelli no. Ecco, lì avevano paura. Perché partivano proprio da terra. Invece questi sono i classici che sono stupendi. Secondo me sono belli. Anzi, speriamo che siano belli. Perché esplodevano in terra. Esplodevano in terra, così vengono lanciati in aria. Vero. Ora è arrivato qualcosa da mangiare? Questo è fritto, quella è la torta di verdure, tipo quiche. La bruschettina. Questo, c'è l'aglio? Mi pare di sì. Mm. Questo è riso nero, venere. Riso nero. Siamo vinti, sì. Chi vuole fare bindisi con la mamma? Ok, e tu Luca? Vado io? Ce la fai? Vai! Auguri! Vendici l'estate, la primavera, vabbè. La stagione, bella, che piace alla mamma. Poi si muore di caldo. Cioè come piace alla mamma. Allora i fuochi hanno portato fortuna, praticamente Napoli ha pareggiato. Eccolo lì. Adesso tifiamo pure Napoli, Inter, c'è tutto praticamente. Io simpatizzo. Simpatizziamo, ok, vabbè. Quando è che mi compri un affare così? Quando me lo compri questo qua? Se ne avessi uno me lo vendo subito. C'è anch'io. Ragazzi, ma che spettacolo. Guardate che meraviglia. Questa è stupenda. È un Alfa Romeo GT. Luca, ma hai visto che bella che è questa? Oh, mamma mia, come brilla. Sì, una vacanza con questa. Mamma mia. Bella. Questa è scura. C'è Cozzagni. Ti è piaciuta la serata? Luca? Vai. No, però i fuochi erano tipo dei ranti. Però ti sono piaciute tanto, vero? Adesso te le sei ricordate bene? Anch'io, mamma. Bene. Ora andiamo a casa. Questa è la diga. Guardate cosa ti hanno messo sopra. Non ho finito oggi. La nuova sarà 300 metri più verso il mare. Un po' articolata, fatta in una determinata maniera e si unirà con una parte di quella esistente, almeno quello che ho capito io. Sì, certo. Mamma? Sì? Aspetta che non ti si vede, no, perché... Non è sempre. Vero? Tu? Beh, che dire, al prossimo video...